Ciao, bentornato sul mio canale. Oggi ti propongo una sequenza breve di Pilates, in cui andremo a lavorare tutto il corpo con particolare attenzione al core, quindi agli addominali, agli erettori della colonna, faremo un po' di lavoro anche sui nostri glutei. È una sequenza relativamente breve che puoi utilizzare quando non hai molto tempo a disposizione, ma vuoi comunque prenderti un momento per muovere il corpo, liberare la mente, riempire il tuo corpo di energia. Nonostante la brevità, faremo comunque un piccolo riscaldamento iniziale e una piccola sezione di stretching, di cool down alla fine del nostro allenamento. Pronti per partire? Partiamo in quadrupedia. Prepara bene le mani sotto alle spalle, le ginocchia in linea con le tue anche. Prenditi un attimo per scaricare bene le tue spalle, allungare bene la cervicale, lo sguardo è appena oltre le tue mani. Senti l'attivazione del pavimento pelvico, del trasverso dell'addome. Quindi sostieni e allunga la tua colonna lombare prima di partire. Andiamo a fare cat and cow per articolare la nostra colonna. Quindi partiamo da un'estensione del torace e della colonna, un'estensione lombare, toracica e cervicale. Inspira qui, fuori l'aria va in curva a partire dal bacino verso la testa. Inspira mentre torni nella posizione della mucca. Butta fuori l'aria dalla bocca mentre vai in curva. Attiva bene anche i tuoi glutei qui. E di nuovo inspira, senti le spalle che si allontanano dalle tue orecchie. Fuori l'aria, retroversione, vai in curva. Senti l'attivazione addominale. Ancora inspira, non mollare completamente gli addominali quando sei qui. Fuori l'aria, curva. Risucchia bene l'ombelico alla colonna. Ancora un paio di volte. Inspira, estendi completamente la tua colonna. E fuori l'aria, retroversione, vai in curva. Ancora uno, inspira, apri bene, facciamo l'ultima curva, andiamo bene nella posizione del gatto e da qui torniamo al neutro, dal bacino verso la testa, quindi con calma ritorna in quella posizione di allungo e sostegno della tua colonna. Ora stendi la tua gamba destra indietro con la punta appoggiata, attenzione che la tua anca non scivoli indietro ma tienila bene in parallelo. Andremo a salire una volta con la gamba dietro, appoggeremo le dita del piede, andremo a sollevare la gamba davanti facendo una curva, l'idea è di portare il ginocchio al naso, il naso al ginocchio. E ritorniamo giù, continuiamo ad alternare la gamba dietro, la gamba davanti. Inspira, prepara, espira, gamba dietro, su. Inspira, riappoggia, gamba davanti va in curva. E ritorna. Ancora fuori l'aria 2. E ritorna fuori l'aria 2. E ritorna. Avanti ancora, sali 3. E ritorna fuori l'aria 3. E ritorna. Avanti ancora, 4. E ritorna. 4 e ritorna, ancora gli ultimi due, sali e scendi, fuori l'aria, sali. Ultima sequenza da questa parte, gamba destra, ritorna in appoggio, gamba sinistra, ritorna, riappoggia il tuo ginocchio destro, fa il cambio delle tue gambe. Allunga indietro la gamba sinistra, accertati di avere le anche bene parallele. Inspira, prepara, espira, solleva la sinistra. Uno, appoggia la punta del piede, fuori l'aria alla destra, sale, curva della colonna, ritorna giù. Gamba sinistra, due, e ritorna. Gamba destra, due, e ritorna. Ancora sali, tre, e ritorna. Fuori l'aria, tre, e ritorna. Avanti ancora, sali, quattro. E ritorna, sali 4, ancora un paio di ripetizioni, 5, ritorna, fuori l'aria 5, e ritorna, e l'ultimo, gamba dietro, ritorna, gamba davanti, ritorna, appoggia anche il ginocchio sinistro, allungati un secondo indietro in chest stretch. Prenditi un attimo per scaricare i polsi, puoi fare delle piccole rotazioni, se puoi porta la testa in appoggio e da qui srotola un secondo indietro. Ritorna un secondo nella verticale della tua schiena. Ritorniamo nel nostro allungo in plank. Faremo dei mountain climber. In questa posizione, in questa sequenza, puoi fare questo movimento con la tua gamba oppure, se preferisci, appoggiare il piede in avanti per caricare meno la posizione. Quindi partiamo costruendo bene il nostro plank. Una gamba allunga indietro. L'altra gamba allunga indietro, senti l'attivazione dei glutei, il sostegno degli addominali, lo scarico delle spalle. Inspira qui, fuori l'aria destra e ritorna, sinistra e ritorna, dritto e ritorna, dritto. Ora vai a incrociare ginocchio verso il gomito opposto, uno e ritorna, fuori l'aria due. Non muovere il bacino, quindi non muoverlo su e giù. Quattro, ripartiamo da capo, dritto per uno e ritorna, due e ritorna, tre.
e ritorna. 4, incrocia. 1 e ritorna. 2 e ritorna. 3 e ritorna. L'ultima sequenza, avanti dritto per 4. 1 e ritorna. 2, ancora. 3 e ritorna. 4, incrociamo per 4. 1 e ritorna. 2 e ritorna. 3 e ritorna. 4, torna in plank, appoggia un ginocchio, appoggia l'altro ginocchio, prendiamoci ancora un attimo di allungo indietro verso il nostro shell stretch. Ruota i polsi di nuovo e anche qui srotola un secondo indietro, ritorna con la schiena dritta, ruota un paio di volte le spalle, facciamo delle piccole circonduzioni con le braccia, quindi inspira sali ed espira apri e scendi. Ancora inspira su, se preferisci un'altra posizione rispetto a quella in ginocchio che è più comoda per le tue gambe, assolutamente trova quella posizione. Facciamo gli ultimi due qui, inspira, sali ed esce, scendi, ancora uno, inspira, sali e ritorna. Riprendiamo la nostra posizione di quadrupedia da cui andremo di nuovo nel nostro plank. Faremo però un incrocio, il ginocchio sinistro andrà verso il gomito destro e poi la mano destra andrà a incrociare. Ci muoveremo lungo la diagonale che corre dalla mano destra al tuo piede sinistro. Comincia preparando una gamba indietro, l'altra gamba indietro. Quindi solleva il tuo ginocchio, il tuo piede sinistro, portalo a incrociare come hai fatto prima, fuori l'aria. Ora manda il bacino verso l'alto, stacca il tuo braccio destro e vai a cercare la caviglia sinistra. Ritorna, sempre nella stessa direzione, sinistra in avanti, ritorna, braccio destro verso caviglia sinistra e ritorna, fuori l'aria qui e ritorna, spingi il bacino verso l'alto e vai in torsione leggera, ritorna, ancora, fuori l'aria ginocchio e ritorna, spingi il bacino verso l'alto, vai e ritorna, facciamo gli ultimi due, fuori l'aria ginocchio in avanti, spingi il bacino verso l'alto, vai verso il piede sinistro e ritorna giù, ancora uno, fuori l'aria, ritorna qui, carica il respiro, fuori l'aria quando allunghi, torna un secondo qui, ora spingi il bacino verso l'alto, avvicina se necessario i tuoi piedi leggermente alle tue mani, le ginocchia sono morbide, cerca di allungare bene la tua schiena, di tenere la testa bene tra le tue braccia, andiamo a fare un piccolo running, sciogliendo un secondo le gambe, i polpacci, andando un pochino a riequilibrare il peso sulle tue mani. Respira liberamente in questa posizione, andiamo avanti ancora per 8, 7, ancora 6, ancora 5, 4, 3, ancora 2, ancora 1 e ci prepariamo per fare tutto dall'altra parte, quindi ci prepariamo bene in plank, la gamba destra è quella che si attiva, inspira qui ed espira, vai in rotazione, ritorna su, spingi, la mano sinistra va a cercare il piede destro e ritorna, fuori l'aria, gomito a ginocchio, ginocchio a gomito e allunga oltre la tua caviglia destra. Ritorna giù, fuori l'aria allunga, risali, spingi il bacino verso l'alto, vai a ruotare leggermente il tuo busto e ritorna, avanti ancora, fuori l'aria e spingi verso l'alto, allunga, facciamo gli ultimi due qui se te la senti, fuori l'aria, in rotazione leggera il tuo bacino e in rotazione leggera il busto, facciamo l'ultima sequenza qui, scendi e risali. Allunga bene verso l'alto, ritorna, anche qui facciamo un piccolo down dog, quindi un pochino di cane testa in giù, fermati qui, sempre con le gambe morbide, non forzarti a stendere le tue gambe se la parte posteriore della gamba stessa sente eccessivamente l'allungo. E qui facciamo altri 8 movimenti di running, 7, 6, 5, 4, 3, ancora 2, ancora 1, prova a stendere una volta le tue gambe, spingi i talloni verso il basso, spingi il busto verso le gambe, prova a guardare verso le tue ginocchia, sali sulle punte dei piedi, piega le ginocchia, rilassa i tuoi piedi, allunga un secondo di nuovo indietro verso i talloni, anche qui prenditi un attimo per sciogliere i tuoi polsi e di nuovo srotola con la colonna ben dritta. Ci sediamo un secondo,
e facciamo una piccola sequenza di roll up. Lo modifichiamo però rispetto alla sua variante, diciamo, canonica. Arriveremo in questa posizione in cui hai le braccia stese verso il soffitto e la tua schiena completamente allungata. Ricordati che puoi sempre piegare le ginocchia se la schiena fa fatica a rimanere dritta con le gambe allungate in avanti. Inspira qui, espira, retroversione del bacino, scendi una vertebra dopo l'altra, vai giù, appoggia la testa. Inspira, porta le braccia in avanti, fuori l'aria, vieni su e vai subito a cercare l'allungo verso il soffitto. Di nuovo, fuori l'aria, scendi, articola bene la colonna. Allunga le braccia verso la testa. Inspira, porta le braccia in avanti, vieni su e allungati bene verso il soffitto. Ancora, abbassa le braccia mentre scendi, curva la colonna, frena la discesa. Porta le braccia verso la tua testa, inspira, braccia in avanti, espira, vieni su, allungati verso il soffitto, ancora fuori l'aria, retroversione, scendi, porta le braccia verso la tua testa, inspira, braccia in avanti, fuori l'aria, vieni su, allungati bene verso il soffitto, facciamone ancora uno, fuori l'aria, retroversione del bacino, scendi, vai ad allungare bene le tue braccia. Inspira, porta le braccia in avanti e fai l'ultimo allungo verso il soffitto. Sul prossimo ci fermiamo in discesa. Vai giù, allunga, lascia le braccia distese lungo i fianchi. Le gambe rimangono distese. Attenzione alla tenuta del bacino qui. Se necessario porta uno spessore sotto la tua testa. Cerca di tenere la cervicale sempre allungata. Andiamo a supportare la cervicale con le mani. Attenzione ad avere sempre i gomiti leggermente staccati. Quindi vedi i gomiti nel tuo campo visivo. Torniamo sempre in questa posizione. Inspira, prepara, espira, mentre fletti la colonna, la gamba destra viene al petto. Uno, riallunga, la gamba sale dritta. Fuori l'aria, due, e ritorna giù. Continuiamo con la gamba destra. Una volta piegata, ritorna in allungo. Una volta distesa, e ritorna. Avanti così, fuori l'aria, e ritorna. Premi sulla gamba di terra per aiutare la gamba destra a salire. Ancora, fuori l'aria, flessione, inspira, ritorna, gamba distesa, fuori l'aria, ne facciamo ancora uno, e fuori l'aria, flessione del torace, ritorno in allungo, ancora la gamba sale distesa, e ritorna, tutto con la gamba sinistra, inspira, prepara ed espira, fuori l'aria, sinistra piegata, riallunga bene in avanti, gamba sinistra dritta verso l'alto, vieni verso il petto. E ancora, fuori l'aria su, inspira, riallunga, gamba distesa, fuori l'aria e ritorna giù. E avanti ancora, fuori l'aria, sali e ritorna, gamba dritta, su. E ancora due sequenze così, fuori l'aria, gamba piegata, riallunga in avanti, gamba distesa al soffitto e verso il petto. Ultima sequenza anche da questa parte, fuori l'aria. Riallunga, gamba sinistra sale dritta, ritorna e riposa un secondo. Ora il procedimento della gamba è uguale, quindi alterneremo piego e stendo la gamba verso il soffitto, ma andremo sempre a ruotare verso il ginocchio destro. Inspira, prepara e respira, fuori l'aria, ruota. Inspira, ritorna, gamba distesa, fuori l'aria, ruota. E ritorna, avanti così, sempre verso destra. Uno. E ritorna, gamba distesa, fuori l'aria. E ritorna, cerca sempre di sollevare entrambe le spalle. E ritorna, fuori l'aria, sali. Facciamo l'ultima sequenza da questa parte. Gamba piegata, vai bene in rotazione, ritorna. E gamba distesa, rotazione, ritorna. Ci prepariamo per fare tutto verso sinistra. Inspira qui, fuori l'aria, rotazione con la gamba piegata. Ritorna in allungo, rotazione con la gamba distesa e scendi. Avanti così, fuori l'aria, svita e ritorna. Avanti, svita di nuovo e ancora due ripetizioni così, fuori l'aria, gamba piegata. Ritorna, non mollare mai completamente gli addominali, gamba distesa. E l'ultima sequenza, vai a svitare verso la gamba piegata. Ritorna al centro, gamba sinistra distesa, ritorna. Qui tira un secondo le tue ginocchia al petto, dondola un pochino per scaricare la tua zona lombare, dai un attimo di tregua anche la zona cervicale. Andremo a fare una variante di obliques, una variante della combinazione, le gambe una piega l'altra stende, il busto sale ruotando
verso la gamba piegata. Ogni tre movimenti delle gambe andiamo a stendere la gamba fermandoci un secondo. Facciamo insieme. Prepara le mani dietro la nuca, gomiti leggermente staccati, porta le gambe bene a tavolino. Solleva il busto. Andiamo a fare tre rotazioni con le gambe che alternano. Fuori l'aria. Ruota 1, ruota 2, ruota 3, fermati. Prova a stendere la tua gamba in allungo verso di te. Ritorna. Cambia per tre volte. 1, scambia 2, scambia 3, fermati. Stendi la gamba il più possibile verso il petto e ritorna. Avanti così, fuori l'aria, scambia 1, scambia 2, scambia 3, fermati. Stendi bene quella gamba verso di te, ritorna giù. E ancora, fuori l'aria, 1, scambia 2, scambia 3, stendi bene quella gamba. Facciamone ancora una sequenza per lato. 1, 2, 3, fermati. Stendi bene la tua gamba, ritorna. E ancora l'ultimo, fuori l'aria, ruota. 2, 3, allunga bene verso l'alto, ritorna. Tira le gambe al petto, anche qui rilassati un secondo. Molto bene. E da qui ci diamo una piccola spinta per partire dalla posizione seduta. Faremo una sequenza che alterna la posizione di teaser preparatorio con la posizione invece del double leg stretch. Quindi il nostro obiettivo sarà quello di preparare questa posizione con le gambe a tavolino, quindi quella curva e la ricerca di un'apertura a livello del petto, quindi cerco una piccola estensione. Da qui passo alla posizione del double leg stretch, con le braccia allungate verso la testa. E poi il ritorno. Posso aggrappare le mie mani sulle ginocchia, quindi richiamare leggermente le ginocchia verso di me, oppure posso liberare le braccia e allungarle in avanti. Cerca di non utilizzare un colpo di reni per salire, piuttosto aggrappati sulle gambe e fai in modo che le braccia aiutino i tuoi addominali a creare il movimento di salita, che non sia mai una sofferenza o un movimento che parte dalla zona lombare. Andiamo in retroversione con il bacino leggera, solleviamo una gamba e l'altra gamba, allunghiamo le braccia in avanti, cerchiamo di retrarre leggermente le scapole, quindi stiamo aprendo il petto. Inspira qui ed espira fuori l'aria, allunga le braccia e le gambe. Inspira, prepara, fuori l'aria, torna su. E ancora, allunga, fermati un secondo qui e ritorna bene su, chiudi tutto. Ancora, apri bene. Fuori l'aria, ritorna. Puoi anche decidere di inspirare quando scendi ed espirare quando risali, o abbina tu la respirazione che ritieni più opportuna in questa sequenza. Fuori l'aria, sali. Facciamo l'ultimo. Ancora, allunga, ritorna, appoggia una gamba, appoggia l'altra e ruota un paio di volte le tue spalle. Ora, open leg rocker. Cominciamo da una posizione similare col bacino leggermente in retroversione, le gambe sono divaricate in una V, quindi le ginocchia guardano verso gli angoli. Afferra se possibile la parte dietro delle tue caviglie, puoi afferrare anche i polpacci o le ginocchia se necessario. Non è importante se le tue gambe si stendono, ma la ricerca è quella di allungare completamente le tue gambe. Parti con allungando una gamba, allunga l'altra, fermati qui, tira sulle braccia per aprire bene il petto. Tre movimenti in cui le gambe chiudono e aprono. Chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, tiri in apertura, inspira, scendi indietro, vai a rotolare indietro senza appoggiare la testa, ritorna su e rimani in equilibrio, cerca questo equilibrio. Ancora, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri. Inspira, scendi ed espira, ritorna bene in allungo. Facciamo l'ultimo. Chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri. Inspira, scivola indietro sulla colonna, ritorna su, piega le tue ginocchia e rilassa di nuovo le tue spalle. Molto bene. Ci fermiamo qui, riprendiamo il nostro plank, ma lo facciamo lateralmente. Comincia a usare la tua mano destra per appoggiarti, quindi partiamo da questa posizione. Cerca una posizione della mano in cui il tuo polso dà poco fastidio. Se vuoi portare lo sguardo anziché qui davanti, puoi sempre girarlo verso la tua mano destra. Allunga il braccio sinistro al soffitto, punta il tuo piede sinistro, inspira qui e solleva la gamba. 1 e ritorna, fuori l'aria 2 e ritorna, ancora 3 e ritorna, 4 e scendi avanti, sali 5 e ritorna, 6 e ritorna, avanti 7
e ritorna, sali 8, ancora avanti 9 e ritorna 10, ora sali ancora una volta, fermati su, piccoli molleggi con questa gamba sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora riappoggia completamente il tuo piede, inspira, cerca di aprire bene il petto, se possibile guarda verso la tua mano sinistra, ed espira, vai a ruotare il busto, infila questo braccio sinistro sotto al destro, senti l'obliquo sinistro che ti aiuta a ruotare, guarda verso la mano che sta entrando sotto l'altro braccio, inspira, apri bene il petto, e di nuovo fuori l'aria, curva, rotazione, inspira, ritorna su, e ancora fuori l'aria, 3, inspira, riallunga, avanti ancora, fuori l'aria, 4, inspira, ritorna, e avanti ancora l'ultimo, fuori l'aria, 5, ritorna su, ora da qui porta il braccio sopra la tua testa, spingi il fianco sinistro verso l'alto, vai a strecciare un pochino la posizione, girati verso il pavimento, sistema un secondo le tue ginocchia, verso una quadrupedia, allungati un secondo indietro, quindi prenditi un attimo di scarico, ruota i polsi, il tuo polso destro che ha ricevuto il peso, e poi srotola la colonna, ritorna su. Facciamo tutto dalla parte opposta. Quindi preparati in appoggio sulla mano sinistra, sul ginocchio sinistro, allunga bene la tua gamba destra, il braccio destro va verso il soffitto e cerca di tenere lo sguardo qui davanti oppure puoi sempre girarlo verso la mano che è appoggiata sul pavimento. Punta il tuo piede destro, cerca di non far andare la tua gamba in avanti ma di mantenerla in allineamento con il busto e il bacino. Inspira qui ed espira, solleva. 1 e ritorna, fuori l'aria 2 e riaccompagna giù, sali 3 e ritorna, 4 e ritorna, avanti sali 5, addominali sempre attivi, 6, fuori l'aria 7 e ritorna, sali 8, avanti ancora 9, 10, sul prossimo ci fermiamo su e facciamo dei piccoli molleggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, appoggia tutta la pianta del piede, inspira, vai a ruotare leggermente verso destra, vai su, ed espira, fuori l'aria, rotazione del busto, infila il braccio sotto all'altro, inspira, ritorna in apertura, avanti ancora, fuori l'aria, 2, il bacino è fermo, è il tuo busto che sta ruotando, ancora fuori l'aria, 3, inspira, ritorna su, e avanti ancora, fuori l'aria, 4, inspira, ritorna, avanti ancora uno così, fuori l'aria, 5, ritorna su, ora porta il braccio sopra la tua testa, cerca di allungare, spingere il fianco destro verso l'alto, allungalo, e poi guarda la tua mano sinistra, appoggia entrambe le mani, sistema un secondo la quadrupedia, e anche qui allunga un secondo indietro, verso i tuoi talloni, puoi sempre portare le mani sotto la fronte, le braccia lungo i fianchi, scegliere la posizione che preferisci, per curvare la colonna e rilassare un secondo la cervicale. E poi da qualunque posizione tu ti trovi, srotola bene verso l'alto, ritorna con la schiena completamente dritta. Anche qui dai un pochino di scarico alle tue spalle e ruota i tuoi polsi per qualche secondo. Andiamo a sdraiarci per fare una piccola sequenza di allungamento. Andiamo a sdraiarci a pancia in su. Porta i tuoi piedi abbastanza vicini al tuo bacino, non mettere spessori sotto la testa perché andremo a portare il peso verso la zona cervicale delle spalle più che della zona cervicale. Prepara il neutro del tuo bacino, inspira qui ed espira, retroversione del bacino, vai bene verso l'alto. Attiva i tuoi glutei, mantieni la connessione addominale, fermati un secondo qui, inspira ed espira dall'alto verso il basso, scendi una vertebra dopo l'altra, ritorna giù. Di nuovo inspira e fuori l'aria, retroversione del bacino, vai bene su, uguale pressione sui piedi, inspira, fermati un secondo ed est dall'alto verso il basso, ritorna giù, cervicale sempre allungata, ancora due, inspira qui ed espira, retroversione del bacino, attiva bene i glutei, senti l'allungamento sui flessori delle tue anche, inspira, rimani ed est dall'alto verso il basso, scendi, l'ultimo, inspira qui ed espira, retroversione, vai bene in allungo, cerca di non separare ulteriormente le tue gambe, in, rimani ed espira dall'alto verso il basso, ritorna. Ora allontana leggermente le tue gambe, solleva la gamba destra, stendila verso il soffitto, cerca di agganciarla dove riesci, dietro la coscia, dietro al ginocchio, dietro al polpaccio e tira delicatamente questa gamba al petto,
inspira, lasciala andare. Avanti ancora, fuori l'aria, tirala. Inspira, ritorna. E avanti ancora, fuori l'aria, tre. Inspira, ritorna. Ancora uno, fuori l'aria, tira. E rilassa. Stendi la tua gamba sinistra, allungala verso l'alto. Inspira, prepara e fuori l'aria, tira. Spingi il tallone verso il soffitto. Inspira, ritorna. Tallone lontano dal tuo busto. Ancora fuori l'aria, due. Tiri la cervicale sempre allungata e ritorna. Avanti ancora fuori l'aria, tre. Inspira, ritorna. E avanti ancora uno da questa parte. Fuori l'aria, quattro. E riappoggia il piede sinistro. Piede destro sulla gamba, caviglia destra sul ginocchio sinistro. Fermati un secondo qui. Tira se possibile le gambe al petto. Afferra la tua gamba sinistra dietro la coscia. Fuori l'aria, tira verso di te. Allunga il tuo gluteo destro. In, lascia andare leggermente. Ancora fuori l'aria, due. Inspira, ritorna. Ancora fuori l'aria, tre. Inspira, ritorna. Ancora uno da questa parte, quattro. Benissimo, ritorna, appoggia il piede sinistro, cambia la posizione delle tue gambe, inverti, prenditi un attimo di tempo per sistemare il bacino e poi usa gli addominali per aiutare la salita delle gambe, afferra la coscia destra, inspira e fuori l'aria, tira verso il petto, gluteo sinistro che si straccia, inspira, ritorna, fuori l'aria, due. Inspira, ritorna e avanti ancora, fuori l'aria, tre. Inspira, ritorna, ancora uno, fuori l'aria, quattro. Ritorna, riappoggia. Anche qui afferra un ginocchio per venirti a sedere, quindi trova una posizione seduta comoda. Se la posizione a gambe incrociate non è quella ideale, puoi tranquillamente prendere una sedia. Cerca l'appoggio dei tuoi ischi in verticale, ritrova quella sensazione di filo che ti tira dal centro della testa verso l'alto. Porta il tuo braccio destro in allungo verso il soffitto e andiamo a fare una flessione laterale. Non muovere il tuo bacino, senti che la mano ti fa allontanare, curvare la colonna, strecciare tutto il lato destro. Torna su e scendi. Braccio sinistro sale, guarda sempre da questa parte per questa prima sequenza, allunga, ritorna su, raggireremo lo sguardo verso il fianco verso il quale stiamo andando, quindi guarda verso la coscia o il fianco sinistro, torna su, riporta lo sguardo qui davanti, scendi e il braccio sinistro sale, quindi ruota, porta lo sguardo verso il tuo fianco destro, straccia un pochino anche la parte posteriore del collo, ritorna su, appoggia le mani sulle ginocchia e ruota qualche ripetizione alle tue spalle. Bene, molto bene, ottimo lavoro, grazie mille per essere stato con me. Fammi sapere cosa pensi di questo allenamento, lascia un like se il video ti è piaciuto e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime novità. Grazie mille, a presto, un bacio.